Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene, anzi spero meglio di me, che sono distrutto, veramente distrutto, sono stanco morto perché sono tornato tardi, molto tardi, da ieri sera che abbiamo giocato la YouTuber League, quindi ringrazio tutti quelli che sono stati presenti perché eravate veramente tantissimi. Ieri in confronto alla prima volta che abbiamo giocato Juventus-Inter eravate un mucchio, veramente un mucchio, e oggi uscirà anche il post in cui verranno rilasciate le date per tutti i contenuti relativi alla YouTuber League. E tra l'altro sono molto stanco perché lunedì sera alle 21 ho giocato una partita a 11, a calcio a 11 con la mia squadra, e il giorno dopo alle 16 ho giocato anche la YouTuber League a 8, quindi sono veramente disintegrato. E stamattina ho preparato anche un contenuto molto molto interessante, secondo me, che poi andremo a discutere anche qua sul canale, ma che domani alle ore 14 andremo a sviscerare all'interno della Bobo TV Channel. Quindi io vi aspetto anche domani alle 14 sul canale Twitch di Bobone Vieri per discutere di un confronto tra Chiesa e Yıldız. Vi dico soltanto questo, con finalità per arrivare anche a Vlahovic. Poi avremo modo di parlarne anche qua sul canale. Tra l'altro domani alle 15, quindi in concomitanza a quella che sarà la trasmissione, ci sarà pure la conferenza stampa di presentazione di Thiago Dalot, che è un giocatore che ufficialmente è arrivato alla Juventus, è un giocatore della Juventus, e domani magari inizieremo anche a capire meglio quelli che sono i tempi di recupero. Mancano pochissimi giorni al termine del mercato, nell'ordine della settimana, vedremo se la Juventus avrà la forza anche di fare un centrocampista oppure no. Ieri sera erano iniziate a circolare alcune voci che volevano un interessamento della Juventus concreto per Kob Mendes dell'Atalanta, con un'offerta anche superiore ai 40 milioni di euro, ma per giugno. Ora vedremo, perché stiamo parlando di soldi importanti per questo momento, periodo storico della Juventus. Sono comunque dell'idea che Kob Mendes sia un giocatore molto interessante, è un giocatore che apprezzo veramente tanto, è uno dei pochi in Serie A per cui davvero farei follie, perché mi sembra un giocatore decisamente troppo forte, un livello troppo alto. Sono curioso di sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti, mentre attendo anche un'iscrizione al canale e un mi piace, dato che siamo vicini ai 250.000 e ogni like, ogni commento, ogni iscrizione avvicina questo traguardo, perché permette al video di essere condiviso. Non chiedo niente se non questo. Allora ragazzi, voglio però parlarvi un pochettino del servizio sulle Iene, delle Iene sugli arbitri di ieri sera, per un motivo. Mentre tornavo a casa leggevo che sui vari gruppi WhatsApp nei quali sono inserito si discuteva tanto di questo servizio. Io non l'ho visto ovviamente in presa diretta, l'ho recuperato oggi sul sito delle Iene. E parto da un presupposto: ogni volta che le Iene parlano di calcio cercano il sensazionalismo, perché ovviamente, essendo un programma non sportivo, quando parli di sport, per avere il maggior numero di consensi, devi provare proprio a buttarla in all-in. E infatti siamo qua che ne parliamo, ma credo che sia un argomento molto importante e anche molto interessante, per quanto a me non piaccia parlare di arbitri, però ci sono stati alcuni spunti, secondo me, di discussione che vanno presi, vanno colti. Intanto abbiamo questo arbitro che attualmente lavora in Serie A, quindi è uno di quelli che troviamo sui campi da calcio ogni domenica. Ovviamente non ha voluto essere identificabile, quindi c'è questa voce camuffata e c'è questa censura con dei pixel, con un blur abbastanza classico, e quindi racconta quella che è la sua versione, la sua opinione anche, se vogliamo, sull'utilizzo dello strumento VAR in Italia. Io parto dicendo subito una cosa, parto a bomba anch'io, dato che bisogna rispondere al fuoco con il fuoco, secondo me. Non mi è piaciuta questa volontà di nasconderla, questa identità, no? Perché ovviamente se vai a fare una roba del genere, devi anche, secondo me, dimostrare a chi ti sta ascoltando che effettivamente sei una persona che lavora all'interno di questo circuito e che è anche disposta ad assumersi e a prendersi le proprie responsabilità. Se io lavoro all'interno di una ditta che fa dei movimenti illegali, piuttosto che andare in televisione a dire nella mia ditta fanno queste cose qui, però continuo a lavorarci, continuo a mangiarci, continuo a prenderci soldi, vado dalla polizia e vado a fare una denuncia, perché questo, secondo me, sono cose che non funzionano, e poi porto delle prove concrete, non la mia opinione. Quindi questa volontà di andare in televisione senza dichiararsi,
poi sicuramente sarà un arbitro di Serie A, ci mancherebbe altro che le Iene vadano a prendere un tizio per strada che racconta un po' le sue opinioni per creare questo caso, sarebbe gravissimo, quindi questa mi sento di escluderla, però io credo anche che nel momento in cui uno decide di fare una denuncia debba essere pronto ad assumersi le proprie responsabilità, perché sennò è troppo facile, è troppo comodo dire così e basta. Questi sono i miei 2 centesimi. Infatti Rocchi, dopo che è stato intervistato sul finale del video, dice semplicemente: se questa persona ha delle prove, ha delle cose da denunciare, che ce lo faccia sapere. Quello è l'iter, secondo me, corretto da seguire, non andare in televisione e presentarsi e fare un po' di casino senza nemmeno far vedere chi si è. E ovviamente per cavalcare l'onda che cosa fai? Non ce li metti 3-4 episodi dubbi sulla Juventus? È ovvio che sono stati presi in considerazione anche altre squadre, si è parlato dell'Inter, si è parlato del Milan, il fallo di mano di Pulisic a Genova, il fallo di Bastoni contro il Verona, sono stati episodi presi in considerazione, ma che non lo facciamo un focus di quelli belli belli sulla Juve? Ma certo che lo facciamo, e allora tiriamo i frame, facciamo vedere che addirittura Ziliani aveva dei dubbi, ah beh, se facciamo vedere i tweet di Ziliani, allora ragazzi... è un servizio proprio di qualità, con una persona anonima, e che poi per dimostrare facciamo vedere i tweet di Ziliani, con ovviamente una ricerca specifica dell'attenzione lato Juventus, perché cosa facciamo? Un servizio, non parliamo di Juve, di arbitri, così poi facciamo chiacchierare? Io rispondo al vostro servizio, voi avete fatto questa roba in cerca di risposte, io che per fortuna ho un canale grande, un bacino d'utenza elevato, voglio prendere la palla al balzo e voglio rispondere secondo quella che è la mia opinione. Siete dei furbetti. Perché se lanciate il sasso e nascondete la mano, poi dovete anche essere pronti e disposti ad ottenere quella che è una sana critica costruttiva. Siete dei furbetti. Ma lo sapevamo già. Vi conoscevamo già. Non è una novità. Assolutamente no. Ci mancherebbe altro. Abbiamo fatto hype, abbiamo fatto il caso, l'abbiamo montato e poi adesso lo lasciamo lì nel dimenticatoio. Molto bene. Molto bello. Poi secondo me quelle che sono le considerazioni di questo arbitro, beh, tante sono corrette, se non correttissime. Perché un determinato episodio viene fischiato e uno no? Perché nella stessa partita ci sono delle decisioni discordanti? Perché gli arbitri non vengono richiamati al VAR per andare a fare il loro dovere? Perché sennò è il VAR che sbaglia. Perché alcuni arbitri vengono richiamati sempre, altri non ci vanno mai? Ci sono delle decisioni politiche dietro, dei movimenti politici? Secondo me sì, come in tutte le cose nel mondo, anche senza il bisogno di vederci per forza la malafede. Perché ci sono delle persone che magari si sentono più importanti, delle persone che si sentono meno importanti, degli arbitri che hanno dei nomi importanti, dei nomi ingombranti. Questo è movimento politico. Anche il nome dell'arbitro, anche il palmarès dell'arbitro, anche la personalità dell'arbitro, sono tutte cose che vanno a influire quelle che possono essere delle decisioni che possono essere viste come scelte politiche. Perché alcuni arbitri che non sbagliano poi vengano confermati? Perché alcuni arbitri che non sbagliano poi non vengono fermati? Perché alcuni arbitri che sbagliano hanno comunque delle carriere importanti? Queste sono tante domande interessanti che secondo me dovrebbero trovare risposta. Ma soprattutto un mio vecchio cavallo di battaglia, dopo tanti anni che utilizziamo un protocollo VAR che abbiamo visto fare buchi da tutte le parti, praticamente come riempire una piscina con uno scolapasta. Ci sono i buchi, esce l'acqua, non la riempi la piscina. Cioè, il VAR è uno strumento utilissimo, secondo me indispensabile, fantastico, tecnologico, all'avanguardia, meraviglioso. È come è stato scritto il protocollo del VAR, che è una baggianata, per non essere un po' troppo energico nei termini, è una baggianata. Abbiamo visto che non funziona. Andrebbe rivisto? Sì. Ci sono delle cose che non tornano? Sì. C'è della mala fede? Non per forza. Se c'è della mala fede mi porti le prove. Che arbitro tal dei tali, in quell'occasione, quando arbitra la squadra X, Y o Z, va a favorirla, non va al VAR, se c'è un episodio di dubbio va a favore di quella determinata squadra, perché sennò qui cosa stiamo facendo? Niente. Stiamo facendo un teatrino in cui una persona che non si sa chi è, si sa che cosa fa ma non chi è, denuncia quelle che sono sue opinioni rispettabilissime che io anche condivido, e montiamo un servizio mettendo determinati episodi lato Juventus. Poi altre squadre magari le prendiamo in considerazione di meno, perché fa più hype, perché fa più visualizzazioni. E non prendiamoci in giro, e anche tifosi delle altre squadre potranno confermare che quando si parla di Juventus e arbitri insieme è un connubio vincente che porta, anche se non sei tifoso della Juventus, ad ascoltare con maggiore attenzione. Ditemi se sbaglio.
Scrivetemi questa cosa nei commenti, voglio sapere se sono in errore. Ma anche l'inviato delle Iene, che va da Rocky e gli chiede maggiore trasparenza, Rocky giustamente gli ride in faccia. Poi anche a me non è piaciuta la frase di Rocky, la può dire un tifoso, la può dire uno che fa un'analisi sulla partita, ma è responsabile degli arbitri, capo della delegazione degli arbitri, che dice sì però il rigore non l'ho sbagliato io, non sta né in cielo né in terra. È un'uscita maledettamente triste e sono convinto che anche Rocky lo sappia e che probabilmente col senno dei poi si sarebbe morso la lingua. Però dire che gli arbitri in questo momento non sono trasparenti mi sembra la più grande, anche qui, baggianata, e uso un termine che non deve essere offensivo ma anche un concetto ignorante, perché si ignora il fatto che effettivamente mai come quest'anno c'è una grande trasparenza lato arbitri. Ascoltiamo anche tutti quelli che sono gli audio del VAR. Poi a me fanno sempre più arrabbiare che altro, perché torniamo lì, il VAR è uno strumento meraviglioso con un protocollo che è stato scritto con i piedi da uno scimpanzé ubriaco. Perché sennò non se ne esce. Se difendiamo anche il protocollo VAR, allora lì inizio a pensare che possa esserci qualcosa che non va. Se diciamo che il VAR funziona alla perfezione, sono stati azzerati gli errori e così è perfetto, secondo me allora lì siamo in malafede. Ma dire che il VAR è uno strumento utilissimo e che purtroppo in questo momento non sta funzionando, secondo me è un dato di fatto. E abbiamo tutte le settimane delle decisioni che vengono prese in controtendenza. Allora, adesso abbiamo due possibilità. Dato che si è aperto questo vaso di Pandora, anche se secondo me non ci sono gli estremi per gridare guarda che cosa è successo al calcio italiano, per niente, perché è semplicemente un servizio in cui si parla di decisioni arbitrali, di come viene utilizzato il VAR, ripeto, da parte di una persona che effettivamente lavora all'interno di questo mondo, ma chi è? Boh, te lo sai, io non lo so. E allora secondo me Rocky qua dovrà fare una bella indagine e anche dire, sapete che cosa? Se salta fuori, che scopro chi è stato, piuttosto che passare da noi internamente a denunciare la cosa, andare a fare del casino sul nostro lavoro e che mette ancora più pressione agli arbitri, perché adesso gli arbitri saranno ancora più sotto pressione, ancora più sotto la lente di ingrandimento, ancora più dentro l'occhio del ciclone. Gli arbitri possono cambiare le partite, certo, è logico che sia così. Un arbitro può rovinare una partita, e se una partita di una determinata importanza può rovinare anche una stagione, questo senza ombra di dubbio. Però poi bisogna mettersi seduti, guardarsi allo specchio e dire ok, penso che lo facciano per malafede, perché sono scarsi, perché c'è un protocollo da rivedere. E se la risposta è malafede, allora mi dispiace, smettete di seguire questo sport. Perché che senso ha perdere del tempo, delle giornate, delle energie e spendere dei soldi anche per assistere alle partite sapendo che è tutto pilotato? Se questa è la vostra intenzione, ragazzi, io ve lo dico dal più profondo del cuore, non guardate più il calcio. Ma ci risparmiate di tempo e di salute, state meglio anche con voi stessi, trovate un altro hobby, ne è pieno il mondo. E a tal proposito ne approfitto per spammare il mio secondo canale, dove sto mostrando anche quelli che sono i miei hobby extra calcio. Trovate tutti i link nella home di questo canale o comunque in descrizione. Fate qualcos'altro, andate a fare una passeggiata la domenica, andate a farvi una respirata in montagna, una mangiata con gli amici, una passeggiata nei centri commerciali con la fidanzata, qualsiasi cosa. Se invece siete consapevoli del fatto che è una competizione ancora pulita, libera, sportiva, allora lì dobbiamo insistere e specificare che effettivamente ci sono cose che non funzionano. Ma anche quando sono a favore o contro la nostra squadra, ancora non deve fare differenza. Cioè, ricorderete il mio post partita Juventus-Bologna, che è uno degli episodi che è stato preso in considerazione. Io dicevo, io non so come facciano a non fischiare quel rigore di Ealing su, non mi ricordo, Ndoye nell'epoca VAR. Non me lo spiego. Ed è esattamente uno dei tanti dubbi che aveva questo arbitro. Però perché invece di passare per fonti ufficiali, canali ufficiali, reclami interni, dobbiamo montare il teatrino? Ah, ma perché siamo in Italia, perché è tutto più bello. E allora se voi fate i furbetti, allora anch'io faccio il furbetto, cavalco l'onda che avete creato e vado un po' a smontare quello che è stato un servizio che secondo me è interessante nelle motivazioni esposte da questo arbitro,
montato ad hoc per far passare il messaggio che dentro il calcio italiano c'è del marcio. E così si contribuisce a creare questo clima di odio e di veleno che a me sta disgustando, perché sta completamente togliendo interesse a quella che è una lotta scudetto veramente meravigliosa tra Juventus e Inter dopo tanti anni. Con degli episodi dubbi a favore e contro le due squadre? Sì, come in ogni campionato del mondo, perché queste cose succedono. Vogliamo limarle? Rivediamo il protocollo VAR. Ciao.